Gian Piero Gasperini, quanto rammarico c'è per questa semifinale persa con un rigore? Posso dire neanche un po'. Oh, basta rammarico, basta. Ma neanche un po', ce la siamo giocata bene anche questa sera contro una grandissima squadra. È finita così, di misura. Ciao. Va bene, dobbiamo accettare il risultato, essere orgogliosi comunque delle prestazioni che abbiamo fatto e di fin dove siamo arrivati. Senso, insomma, la prende bene, ovviamente bisogna viverla un po' anche così, perché questo è il risultato del campo, è andata così, un'Atalanta che comunque si è giocata a testa alta. Oh, ma perché sono convinto che così, poi è chiaro che queste partite non sono stati così favorevoli gli episodi, perché sono partite che noi giochiamo comunque al limite delle nostre possibilità, qualche errore si può anche fare, però noi tutte e due le gare, anche con il Dortmund, anzi con la Juve l'andata c'è stato rigore, col Dortmund l'abbiamo già detto, oggi c'è stato il palo, quel rigore un po' che non c'era, l'episodio su Caldara, poi che la Juve sia più forte lo sapevamo, non è che dovevamo venire a giocare oggi per sapere che la Juve magari è più forte, può fare qualche occasione più di noi, però noi li abbiamo tenuti fino alla fine con qualche episodio molto discutibile. Si riparte da qua, testa al campionato adesso, c'è un altro obiettivo da cercare di raggiungere? Sì, anche questo, ho detto, obiettivo difficile, però domenica abbiamo la Samp e dobbiamo recuperare le energie migliori e giocarci, sono 13 partite per noi, sono tante. E adesso questa è la più immediata e anche quella diretta, però insomma ci abbiamo un campionato, ritorniamo alla stagione normale e cerchiamo di fare il massimo come sempre. Comunque orgoglioso e contento di quanto hanno dato i suoi uomini? Moltissimo, moltissimo per tutta la competizione che abbiamo fatto, tenendo in piedi tre competizioni e bene, fino adesso febbraio non fortunatissimo, però che ci ha dato comunque delle grandi emozioni anche oggi, quindi io più che complimenti ai ragazzi non posso fare.